Questa mattina ho visto un raggio di sole squarciare il buio di queste giornate, che sono giornate nere, buie, cupe, perché abbiamo un governo, il governo Conte, che continua a raccontarci balle, oppure continua ad essere il governo più incapace di sempre. Tanto il risultato non cambia, colpevoli o incapaci, il risultato non cambia. Il problema è che hanno rincorso il virus, arrivando sempre dopo il virus. Continuano a dire che loro sono un modello a cui guarda il mondo, che il mondo li copia, invece Harvard, ci propone come modello negativo come imparare dagli errori fatti dal governo Conte e dal governo italiano per non ripeterli. Contenti loro, ma noi non siamo contenti. E adesso, fine mese, siamo a fine mese, tanti italiani hanno finito i soldi e loro sono ancora lì che posticipano. E non si capisce come faranno arrivare, se faranno arrivare, quanto faranno arrivare nelle tasche degli italiani che non hanno ancora visto un euro, un po' di liquidità alle imprese che non hanno ancora visto un euro. Però c'è una notizia che ci fa capire che ci sono persone diverse in questo paese e che l'Italia ce la farà grazie agli italiani e grazie a persone come Guido Bertolaso, a cui va il nostro grazie infinito. Vi ricordate l'ospedale in fiera a Milano? Prima il governo aveva promesso di procurare il materiale, poi ha detto no, non si trova a livello globale, i presidi, i macchinari, non è possibile trovarli. È arrivato Guido Bertolaso e nonostante sia stato colpito dal virus, ha continuato a lavorare dal suo letto d'ospedale e ha mantenuto la parola data. In 2 settimane l'ospedale è realtà, 250 posti di terapia intensiva in 15 giorni, non un ospedale con delle brande, con 250 brande, no, 250 posti di terapia intensiva. E allora vi voglio leggere le parole di uno degli ingegneri incaricati di formare la commissione del collaudo. Succedono cose incredibili, ha detto. Alla sera decidi una modifica, la mattina è già tutto fatto. Ieri ordini una TAC, domani vengono a installarla e in un giorno si preparano i locali dal nulla, con pareti piombate, climatizzato, gas medicinali e tutto quello che serve e così via. E conclude: questa è un'Italia fantastica che non avevo mai visto. Signori, quell'Italia siete voi, l'Italia degli italiani. E questa è l'Italia dei Guido Bertolaso, che sono figli dell'Italia migliore. E questo ci riempie il cuore di gioia perché ce la faremo nonostante questo governo di inetti. Ce la faremo perché noi siamo gli italiani. Buona serata.